Seconda parte di telegiornale con Piazza Grande, quest'oggi ospite nei nostri studi il direttore sportivo della Pallamano Trieste, Giorgio Veglia. Sento, iniziamo a parlare con la prima squadra, tante le novità a partire dall'allenatore. Sì, quest'anno la più grossa novità è stata la scelta di inserire un nuovo tecnico nei nostri quadri. Era una richiesta mia che l'ho fatta immediatamente a fine stagione, perché in una società come la nostra bisogna avere una persona tranquilla che abbia solamente il compito di guidare la squadra nel 40x20. Poi le attività vanno fatte in un'altra certa maniera. La scelta è caduta su questo tecnico, che lo conoscevo da tanti anni. Subito dalla prima proposta, primo incontro, ho visto che era l'uomo adatto per la nostra squadra, e per adesso fatti giornalieri ci danno ragione. Ecco, sul fatto della squadra ci sono stati anche degli innesti, a cominciare da Kosic, uno straniero che viene insomma qua da Isola, uno che ha una media realizzativa di 120 reti a stagione, se ce lo può descrivere. Ma certamente, Cioso, un ragazzo a 30 anni, la prima cosa, noi cercavamo di sostituire il nostro straniero dell'altro anno, Dalibor, che aveva giocato anche un buon campionato, solo che purtroppo gli anni passano, 38-39 anni, cercavo un ragazzo nel pieno della sua forza, diciamo, esperienza. C'era questa occasione, con Cioso ne avevamo già parlato, era già seguito da me nei passati stagioni, era il capitano e leader dell'Isola in prima lega slovena, un po' per il fatto del nuovo allenatore anche sloveno, ma dalla volontà sua di mettersi in gioco in un altro campionato, abbiamo trovato subito l'accordo. Sai, è anche difficile perché sono periodi non facili per le società sportive, per tutte, e abbiamo anche sempre, oltre al cuore, dobbiamo guardare sempre il portafoglio, e questo è un fatto molto importante. Poi vorrei aggiungere la riconferma di Luca Bellomo, è stata una lotta incredibile perché aveva altre... Prima aveva tante altre offerte in giro per l'Italia, poi aveva avuto una mezza idea di tornare in Francia, dove da lui sappiamo ha il doppio passaporto francese italiano. L'ho pressato a lungo e finalmente dal 2 settembre con noi è l'elemento, diciamo, di spicco di questa novità, e serve come un nuovo acquisto, è molto importante per la nostra società. Poi nella rosa comunque sono infortunati attualmente, c'è Dougan e Udovicic, che comunque ritorneranno nel prosieguo del campionato, e soprattutto anche tanti giovani che avete portato in prima squadra. Ma io credo che la nostra società, quando parliamo di giovani, penso, vorrei dire, ma siamo forse l'unica che veramente porta i giovani triestini, quelli nella squadra, nella prima squadra. Adesso ci sono 4-5 elementi importanti, Canciani, Sandrin e altri, Sodomaco, che stanno allenandosi con noi, ma loro avranno il proprio campionato Under 18, che è molto importante, cui ci teniamo molto, ma intanto stanno facendo esperienza forte con i ragazzi della prima squadra. Ecco. Poi abbiamo dimenticato da aggiungere, l'altro anno si allenava con noi, giocava in Serie B con l'Opicina, Muran, Jacopo, era già... Ho approfittato di un anno allenandolo bene per prepararlo, e quest'anno sarà dietro a Visentino, il nostro capitano, fa parte del nostro organico, è anche un ragazzo molto, 25 anni, molto fisicamente ben dotato, gli manca un po' di esperienza, ma con calma e pazienza sarà anche lui utile per la squadra. Per quanto riguarda il settore giovanile, come ripeto, noi cerchiamo di tirarli fuori proprio dal nostro vivaio, dal nostro chiarbola, dove sai benissimo che dalle 4 alle 7 ogni giorno alleniamo tutti questi ragazzi nelle scuole, anche per portarli in prima squadra. Parliamo appunto del settore giovanile, sempre molto importante per la società, come appunto diceva. E quali campionati avranno fatti e quali formazioni under vi parteciperanno? Ma come sempre noi iniziamo subito l'attività, che comincia già questa settimana, con l'accordo con la Federazione Slovena, dove partiamo con tre campionati, cadetti, ragazzi e mini handball, chiamato in Slovenia. Sono dei campionati importanti, impegnativi,
soprattutto per i ragazzi che crescono con nuove esperienze, con nuove realtà straniere. Da tanti anni che partecipiamo a questi campionati grazie all'accordo che abbiamo fatto ancora una decina d'anni fa con la federazione. E poi ci siamo iscritti a 4 campionati italiani, 18, 16, 14 e 12, dove ci vedono e dove in ogni settore puntiamo a vincere il nostro girone per approdare alle finali nazionali. Torniamo un attimo alla prima squadra e parliamo del prossimo campionato di Serie A che partirà, come ricordiamo, sabato 24 settembre in trasferta della neopromossa Musile. Un campionato quest'anno a 10 squadre, mentre il girone B e il girone C sarà composto da 9. Come vede questo girone A? Da una parte dico purtroppo, da un'altra parte dico meglio per lo spettacolo. Ci sono delle squadre che sono molto rinforzate nel girone A, in primis il Bolzano, che continua a essere la squadra da battere, la solita corazzata, messa con qualche cambiamento, ma veramente di alta intensità, di alto potenziale. E dopo abbiamo, purtroppo per noi, ma c'è da prendere atto, che Bressano e soprattutto Merano sono due realtà che puntano direttamente al primo posto. E quindi abbiamo già 3 posti, diciamo, sulla carta coperti. Poi Epan, Brixen sono delle squadre, e noi sono quelle squadre che si giocano per questi 4 posti. Diciamo che siamo in 6-7 squadre su 10 per puntare ai playoff. E non arrivare ai playoff significa andare nei playout. Sai, Trieste non è abituato a questa situazione, però visto come sta andando il precampionato, anche se è sempre un precampionato che lascia il tempo che trova, perché la realtà del campionato cambia, io vedo delle ottime situazioni, delle ottime prospettive e del rendimento elevato da questa squadra. Un gioco nuovo, un po' nuovo, questo di Vlado, divertente, redditizio, spettacolare, ci porterà soddisfazione. Siamo quasi in conclusione, quale messaggio vuole riservare ai tifosi di Fede Biancorossa? Ma come sempre, ogni anno abbiamo sempre Paracchiarbola, molti tifosi che vengono a seguire i miei ragazzi. Faccio l'appello che la Palermo Trieste ha bisogno anche di questo, abbiamo certamente bisogno di tante cose, ma il pubblico, la vicinanza e l'affetto che sempre in questi anni, vedi, tu lo sai, sono arrivato adesso da un memoriale vecchie glorie, che non c'entra con il cambiamento di là, ma ho tanti amici in giro per l'Italia che tutti ricordano i tempi passati, il Chiarbola a 4.000 spettatori, i giocatori triestini, l'affetto dei tifosi. Io spero e mi auguro che tutti stiano vicini a noi e soprattutto ai nostri ragazzi, incitandoli per tutto il campionato, e loro come sempre ripagheranno con cuore e tecnica. Si chiude così il telegiornale, grazie a Giorgio Veglia, direttore sportivo della Palermano Trieste, buon proseguimento con i programmi della rete.